Siamo stati alla mostra dell'artista contemporanea Mika Rottenberg, nella quale abbiamo intervistato Lorenzo Balbi, il nuovo direttore del Museo d'Arte Mambo. Mika Rottenberg non aveva ancora avuto una mostra personale in Italia e quindi ha risposto in modo entusiasta al nostro invito, proprio perché poteva essere un'occasione anche per il pubblico italiano, che le sue opere le aveva solo viste rarissimamente, di avere una panoramica sul suo lavoro. Le tematiche che lei affronta sono tematiche fortemente contemporanee, riguardano la società dell'oggi, la società dell'immagine, la società dell'overproduzione di queste immagini, che sono poi in realtà prodotti di cui noi percepiamo solamente questa grande carica dettata dal prodotto finito, dall'immagine che ne abbiamo grazie a pubblicità, agli organi di comunicazione eccetera, ma molto spesso non sappiamo cosa sta alle spalle, quali sono i processi produttivi che portano poi alla produzione di quell'oggetto, di quella data immagine. Uno degli obiettivi del museo, anche nel commissionare una mostra personale ad un artista, è quello di far progredire la sua ricerca, e questo avviene soprattutto con la commissione di nuove opere. Una è quella che vedete alle mie spalle, Ponytail Orange, un'opera appunto del 2019, che si inserisce in un discorso in cui questi piccoli artifici umani per arrivare a una sorta di canone di bellezza della donna moderna e contemporanea vengono estremizzati dall'artista. Quindi alle mie spalle appunto Ponytail è un extension, una coda di cavallo, di capelli finti che vengono raccolti e messi come ipoteticamente ci fosse qualcuno nel muro che scuote la propria testa ripetutamente, ma volutamente in modo forzato, volutamente artificiale, esagerato, così come nella stessa sala altri piccoli pezzi di questi corpi di donna estremizzano il discorso dell'artista, come nel caso di un'altra delle tre opere prodotte, che è il Smoky Lips Study Number 4, due labbra siliconate, volutamente di nuovo esagerate, rosse e carnose, attraverso cui si può vedere, deviando il fumo di una sigaretta fumata da queste labbra, un video all'interno. Spesso nei suoi video ci sono delle lampadine che vengono create, delle lampadine che vengono rotte. Il terzo dei lavori prodotti per questa mostra, Untitled Ceiling Projection, è proprio una continua rottura di queste lampadine. L'artista ci invita a sottostare a un grande monitor sopra il quale una donna rompe in continuazione lampadine colorate.